Ciao a tutti. In questo video vorrei parlarvi di alcuni dei programmi che vengono utilizzati per mantenere inconscia e disconnessa l'umanità. Questi programmi possono essere divisi in categorie sulla base del tipo di programma oppure sulla base del tipo di metodo utilizzato per creare quella programmazione. Premetto anche una cosa importante in questo video. Come ho spiegato nel mio video intitolato Perché l'umanità viene tenuta inconscia e disconnessa? Ci sono diversi agenti in questi programmi, non ce n'è uno solo o un gruppo solo. E la chiave per liberarci di queste programmazioni non è certo quella di identificare un singolo agente che ne fa parte e rivoltare il problema su quell'agente e cercare di eliminarlo. Tutti noi facciamo parte di questi programmi, tutti noi li sosteniamo e li protraiamo. La soluzione è trovare come ognuno di noi partecipi a questi programmi, consciamente o inconsciamente, e creare la nostra trasformazione. Infatti è soltanto attraverso la trasformazione dell'umanità intera che possiamo deprogrammarci, e non certo puntando il dito soltanto verso determinati capri espiatori. Anche perché, come vedrete dalla descrizione che seguirà, questi programmi non potrebbero stare in piedi senza la partecipazione di tutta l'umanità. Questa non è una lista completa e ogni programma può essere suddiviso in sottoliste di subprogrammi. Inoltre, per ognuno di questi programmi potrei fare un video a parte, ma andrò a cercare di riassumere in modo essenziale in questo video ogni programma e poi eventualmente andare più in dettaglio in diversi video. Il programma della deresponsabilizzazione o della colpa, che è anche collegato al programma dell'obbedienza che vedremo poi. L'obiettivo di questo programma è di perdere il nostro potere, la nostra responsabilità e la nostra libertà. Questo si ottiene principalmente con due strategie. Una è la creazione dei capri espiatori e la seconda delle punizioni. Queste strategie sono necessarie perché per riuscire a non affrontare un problema dobbiamo rivoltarlo contro qualcuno e poi far tacere quel qualcuno o disumanizzare quel qualcuno in modo che quel qualcuno non possa esprimersi e quindi presentarci la sua realtà del problema. Per questo motivo è necessario che vi siano dei capri espiatori del problema in modo da non affrontarlo e che questi capri espiatori vengano puniti in modo che siano zittiti, deprivati dei loro diritti umani e della loro libertà e capacità di esprimersi e quindi di mostrarci la realtà del problema. Vi faccio degli esempi pratici. Nella nostra vita potremmo avere una persona in particolare a cui diamo la colpa o la responsabilità della nostra sofferenza o della nostra situazione. In questo modo evitiamo di confrontarci con la realtà di come noi abbiamo creato questa situazione, di come noi siamo responsabili della nostra realtà. Questo ci toglie il potere di cambiare, trasformare la nostra realtà e la nostra situazione in modo che rimaniamo bloccati in questa situazione di sofferenza. Punendo la persona che riteniamo colpevole, togliamo a quella persona la possibilità di avere un confronto equo con noi, di potersi esprimere e portare alla luce la sua realtà, in modo che vediamo in che modo noi partecipiamo a questo problema e di modo che ci assumiamo la nostra responsabilità per risolverlo. Un'altra importante programmazione è quella della scarsità. La scarsità è un programma che può essere suddiviso in tanti sottoprogrammi, ad esempio la scarsità di informazione, la scarsità di salute, la scarsità finanziaria o di denaro e la scarsità di beni necessari come il cibo. Tutti i programmi di scarsità si basano su dei metodi fondamentali. Innanzitutto quello di chiudere l'accesso alle risorse e rendere questo accesso limitato esclusivamente a determinate persone che fanno parte di determinate categorie, ad esempio persone di determinate classi, persone di determinate nazioni, con un determinato status sociale, eccetera. Prendiamo l'esempio della scarsità del cibo. Ormai la quantità di cibo che produciamo è più che sufficiente per sfamare tutta la popolazione mondiale. Ma allora come mai? C'è ancora una grossa fetta della popolazione che vive nella fame. È perché il cibo ancora è una risorsa il cui accesso è chiuso e limitato soltanto a determinati gruppi di persone. Persone che nascono in determinate nazioni o luoghi geografici, persone che nascono in determinate classi o di status sociali, persone che hanno una certa quantità di soldi, eccetera, eccetera.
Non tutte le persone hanno il diritto di mangiare nella nostra umanità attualmente. Ora parliamo del programma della scarsità di denaro, ovvero la povertà. E per fare ciò sfatiamo innanzitutto i miti sul denaro, le programmazioni false sul denaro. Innanzitutto, che cos'è il denaro? Che cos'è questo? Questo è un pezzo di carta, completamente privo di valore inerente. Ma allora perché ci sono persone che lavorano tantissime ore per avere questo? Persone che addirittura vendono la propria vita per questo. Prima che esistesse il denaro, lo scambio dei servizi veniva fatto tramite il baratto. Ma il baratto poneva alcuni limiti. Ad esempio, se io volevo un tuo servizio, ma tu non vuoi nessuno dei miei servizi e beni che offro, non possiamo effettuare uno scambio. Oppure, se io voglio un tuo servizio e tu vuoi un mio servizio, ma i nostri servizi hanno valori differenti, non possiamo fare uno scambio equo. Per questo motivo è nata la moneta, per poter svolgere scambi ubiqui. Ad ogni moneta ho attribuito il valore di tot servizi. Vedete quindi che il valore della moneta è puramente simbolico. La moneta è la rappresentazione del valore dei diversi servizi. Quindi se siamo in un posto dove non vi sono servizi, ad esempio nel mezzo di un deserto, questa moneta ha valore zero. Come si crea la povertà quindi? Al contrario di tutto ciò che vi hanno insegnato, la povertà e la ricchezza non c'entra niente con questo, perché come appena menzionato, questo non ha alcun valore. La povertà si crea impedendo ed ostacolando la creazione e la distribuzione dei servizi, che sono la vera cosa di valore. Ad esempio, se io ho un talento, ho un dono da dare al mondo, ma la mia società mi impedisce di raggiungere quel dono, di raggiungere quel potenziale, oppure mi impedisce di distribuire il mio servizio al mondo, il mondo risulterà più povero, perché sarà impoverito del mio dono e del mio servizio. E cosa succederà a me? Dato che io non posso dare valore al mondo, non posso dare ricchezza, non posso ricevere ricchezza. Quindi anch'io sarò impoverito. Vedete quindi che la povertà si crea ostacolando ed impedendo la creazione e distribuzione di servizi. Che cosa è successo in Italia negli ultimi 2 mesi? Cosa è successo alla maggior parte dei servizi e dei beni in Italia negli ultimi 2 o 3 mesi? Durante il periodo del lockdown, che è stato appunto impedita la distribuzione dei servizi. Che effetto farà questo sul paese italiano? Lo impoverisce, ha ridotto la sua ricchezza. Questa povertà che è stata acquisita negli ultimi mesi non verrà rimpiazzata grazie a questi, perché come ho già spiegato, questi non hanno nessun valore. Il valore viene dai beni e i servizi delle persone. Andiamo al secondo mito sul denaro. Cosa succede se una società è piena di persone ricche? Piena di persone quindi che raggiungono il loro potenziale e quindi riescono a servire la loro società, a dare alla loro società e quindi ricevere tanto. Cosa succede in una società del genere? La società si arricchisce. Al contrario di ciò che vi è stato insegnato con la guerra tra classi sociali, ovvero la competizione tra poveri e ricchi, le persone ricche non tolgono soldi alle persone povere, generalmente. Le persone ricche arricchiscono tutta la società e dunque anche le persone povere. Questo si può vedere in maniera palese ed evidente nel paese dove vivo, che è il Taiwan. Il Taiwan è un paese raro al mondo, nel senso che in Taiwan non esistono le guerre tra classi. Le classi collaborano tra di loro. Il risultato è che più ci sono persone ricche e più queste persone ricche arricchiscono tutta la società, incluse le persone povere. Questo in realtà è il naturale flusso delle cose. E questo ci porta ad un'altra programmazione importante, la programmazione del vinci-perdi. La programmazione del vinci-perdi è legata alla programmazione della scarsità. Infatti è basata sull'idea che ci sia una quantità finita, limitata di abbondanza, che si tratti di denaro, che si tratti di salute, che si tratti di informazioni, che si tratti di libertà, che si tratti di amore. L'idea vinci-perdi o l'idea della scarsità è che c'è solo una quantità finita di quella cosa e quindi per farla guadagnare a qualcuno, qualcun altro la debba perdere. Quindi se io voglio più amore, qualcun altro deve avere meno amore. Se io voglio ricchezza, qualcun altro deve avere povertà.
Se io voglio salute, qualcun altro deve ammalarsi e così via. Questa è una programmazione falsa che viene diffusa moltissimo nella nostra società, la programmazione del vinci-perdi, che è sostanzialmente il narcisismo. Il narcisismo è un gioco vinci-perdi. È un gioco nel quale seguo i miei interessi a scapito di quelli degli altri, oppure seguo gli interessi degli altri a scapito dei miei, che è un'altra forma di narcisismo, che è la codipendenza. La programmazione del vinci-perdi viene diffusa tramite tanti mezzi, ad esempio il sistema educativo, in particolare le scuole, tramite i voti, diffondono quest'idea della competizione del vinci-perdi. Inoltre è diffusa tramite i giochi e l'intrattenimento, quindi giochi ad esempio sportivi, videogiochi, i film dove generalmente il buono per vincere deve far perdere il cattivo e persino il nostro sistema di giustizia. Se andate a vedere il mio video intitolato Giustizia e falsa giustizia, un sistema di giustizia dove per far vincere chi è nel giusto bisogna far perdere chi è nello sbagliato o nel torto. Un metodo che può essere considerato anche esso stesso un programma, un metodo che serve per indottrinare molti dei programmi elencati, soprattutto il programma dell'obbedienza alla falsa autorità e della sottomissione, è la setta familiare. Perché la chiamo setta familiare e non semplicemente famiglia? Perché se andiamo a vedere tutti i criteri che definiscono una setta e andiamo a vedere il funzionamento delle famiglie oggigiorno, vedremo molte corrispondenze. Il nucleo familiare, infatti, non è una struttura naturale umana. La struttura umana naturale è la tribù o il gruppo e le reti di connessioni, perché gli umani sono fatti per essere iperconnessi. Per quindi mantenere quell'isolamento di quel gruppo così ridotto, è necessario creare delle barriere isolanti, delle barriere di disconnessione. E quindi è necessario creare un sistema di setta. Il sistema di setta serve appunto per isolare un gruppo di persone dall'esterno, per creare delle barriere che bloccano il flusso di informazioni e connessioni con l'esterno. Il programma di cui sto parlando, che è alla base anche di tutti gli altri programmi, è la riproduzione inconscia. Ovvero le persone che si riproducono, fanno figli per motivi inconsci e in particolare seguendo gli indottrimenti menzionati, passano quindi le loro programmazioni ai loro figli. In primis la programmazione dell'obbedienza alla falsa autorità. Come ho già menzionato prima, la falsa autorità può esistere solo attraverso l'obbedienza o la sottomissione. E nel momento in cui un genitore che in realtà non genera, non cresce un figlio per poter supportare ed appoggiare quella creatura nella sua fioritura, ma per varie motivazioni inconsce, quindi non è una persona che realmente è in grado di svolgere il ruolo del genitore, impone quindi questo ruolo attraverso le punizioni o la violenza, trasmettendo quindi già questa prima programmazione ai figli. In questo modo gli individui fin da piccoli imparano a separarsi da se stessi, a reprimere nell'inconscio parti di loro che non sono accettate, che non sono ben viste e ben volute dal sistema, dalla società o dal nucleo familiare, e imparano ad identificarsi soltanto con le parti che sono accettate e volute dal nucleo familiare. Quindi impariamo fin da piccoli a reprimere molte delle nostre emozioni, dei nostri bisogni emotivi, cercando di robotizzarci, di diventare come delle sorte di macchine prive di emozioni e di bisogni. In particolare, al giorno d'oggi, siamo particolarmente disconnessi dalle nostre emozioni, dal nostro corpo e dalla nostra sessualità. Queste sono tra le disconnessioni interne principali, ma ovviamente ce ne sono tantissime altre. Per andare più in dettaglio su questo potete andare a vedere il mio video su questo tema intitolato Come non danneggiare i propri figli. La programmazione della disconnessione, questa è una programmazione molto generica sotto la quale possono essere elencate tante sottoprogrammazioni. In generale, tutti quei programmi che tendono a mantenere separate e disconnesse le persone, non solo tra di loro, ma dentro di loro e anche con la natura o l'ambiente circostante. Ad esempio, un metodo politico con cui viene portato avanti questo programma sono i confini politici o le nazioni-stato. I confini politici agiscono come programma setta per la nazione. Riducono il flusso di informazioni e di connessioni con l'esterno, mantenendo quindi isolato il gruppo di persone all'interno del confino.
Questo aiuta al mantenimento dell'indottrinamento culturale della nazione. Per questo motivo ogni nazione ha i suoi traumi collettivi, dai quali spesso non esce per centinaia di anni, proprio perché questi confini mantengono il trauma collettivo intatto dentro la nazione. Un esempio molto forte di questo è la Corea del Nord, dove questo concetto viene portato all'estremo. Il paese è completamente isolato attraverso delle punizioni gravissime per chi scambia contatti, informazioni e beni con l'esterno. All'interno di questo paese vige una dittatura assoluta, basata su un indottrinamento della popolazione che riesce ad essere mantenuto anche grazie appunto a questo isolamento politico del paese. Un altro modo con cui si crea la disconnessione che ho appena menzionato è appunto la setta familiare e tutti i vari gruppi che sono basati su metodi di pensiero di sette. E vi consiglio di andare a vedere la lista dei criteri che definiscono una setta. La disconnessione e la dissociazione sono due programmi che avvengono attraverso molteplici metodi. Uno di questi metodi è l'alimentazione, in particolare lo zucchero raffinato. Vi siete mai chiesti come mai lo zucchero raffinato si trovi ovunque, soprattutto nei cibi industriali? Ebbene, lo zucchero raffinato ha il potere di mandare il nostro fisico in uno stato di shock. Il nostro fisico infatti non è fatto per assorbire una quantità di zuccheri pura. Gli zuccheri naturali che si trovano ad esempio nella frutta vengono assorbiti in maniera molto diversa a causa di tutti gli altri nutrienti contenuti nel frutto, come le fibre, le vitamine, l'acqua, minerali, fitoelementi, enzimi, eccetera. Quando invece mangiamo lo zucchero raffinato, il nostro corpo non è in grado di gestirlo, quindi va in uno stato di piccolo shock. Questo shock squilibra alcune nostre capacità di regolarci, come ad esempio la capacità di sentire la fame, il livello energetico, la capacità di concentrarsi. Al contempo, lo zucchero raffinato squilibra anche i nostri livelli del piacere. Quindi lo zucchero raffinato è un'ottima droga perché crea uno stato di shock nel nostro organismo mettendolo sotto stress, ma al contempo ci distrae attraverso questo esagerato piacere. Un altro metodo che viene utilizzato per dissociarci attraverso l'alimentazione è l'alimentazione di animali. Perché questo? Al di là di tutti gli effetti malsani sull'organismo, che tralasciamo per un momento, che sono dovuti principalmente ai modi, diciamo, estremamente antigenici con cui vengono cresciuti oggigiorno i prodotti animali, che appunto vengono considerati dei prodotti, non più degli esseri viventi. Ma soprattutto, come mai è stata promossa in maniera così ossessiva l'industria della carne e il mangiare carne negli ultimi decenni, facendoci arrivare addirittura a mangiare carne 3 volte al giorno in alcuni casi? Questo perché mangiare animali normalizza la violenza e soprattutto normalizza l'oggettificazione. Abituandoci infatti a trattare degli esseri viventi e senzienti come degli oggetti, come dei pezzi di carne da consumo, il nostro cervello inizia ad abituarsi a normalizzare questo concetto in generale, a normalizzare l'idea di oggettificare e ridurre a prodotti di consumo qualunque cosa vivente e cosciente, e a normalizzare l'idea di utilizzare la violenza e la sofferenza, nonché anche l'assenza di libertà, quindi la schiavitù, su qualunque essere cosciente e senziente. Mangiare carne è quindi un programma molto importante che serve per disensibilizzare la nostra umanità e normalizzare lo stato di schiavitù, di oggettificazione e di consumo di esseri senzienti. Mangiando animali, quindi, diventa molto più tollerabile uno stato di schiavitù, di assenza di libertà, di oggettificazione delle persone umane. Perché anzi iniziamo quasi a sentirci fortunati per il fatto che non veniamo trattati come degli animali. Un altro modo in cui viene normalizzata la violenza sono i canali mediatici. I canali mediatici fungono per la programmazione di diversi programmi. La normalizzazione alla violenza è senz'altro uno di questi. Non è un caso che tantissimi film di Hollywood contengono tantissima violenza, che i telegiornali, i notiziari mostrano tantissime scene di violenza. E che ad esempio anche i videogiochi contengono tantissima violenza. Se andate a vedere le statistiche di contenuti di violenza in queste categorie sono allucinanti, sono incredibili e non sono casuali.
I canali mediatici, oltre a questo, hanno un altro ruolo molto importante che è quello di divisione. Se avete notato, di nuovo, la maggior parte dei film Hollywood contengono dei forti criteri divisori tra eroi e malvagi, cattivi e buoni, ma anche se guardiamo soprattutto i notiziari e i telegiornali, spesso cercano di ritrarre un mondo di divisioni, dove ci sono determinate categorie di persone contro altre persone, o dove cercano di protrarre determinate persone come dei cattivi, come dei villani, come dei criminali e altre persone come brave persone. Poi, la programmazione della sessualità, della repressione della sessualità. Se dovessi scegliere un aspetto che nell'umanità è più traumatizzato di tutti, sceglierei la sessualità. La sessualità nella specie umana è talmente traumatizzata che è veramente difficile trovare sessualità sana nelle persone umane. Basti pensare all'incredibile quantità di pedofilia, abusi sessuali, stupri sessuali, violenze sessuali. Questo è soltanto in realtà la punta dell'iceberg del problema della sessualità nel mondo. Quasi tutti noi abbiamo qualche trauma nella sessualità, qualche parte repressa della nostra sessualità. La maggior parte di noi non si rende neppure conto di averlo perché la sessualità repressa e la sessualità traumatizzata è normalizzata nella nostra società. Tantissime pratiche sessuali che sono in realtà una manifestazione di traumi vengono normalizzate. Solo quelle più estreme vengono viste come effettivamente problematiche, come la pedofilia, come il sesso con gli animali, il sesso con le persone morte, gli stupri e le violenze sessuali, ma quella in realtà rappresenta la punta dell'iceberg di tutti i problemi sessuali della nostra società. Perché viene traumatizzata la sessualità? Come ho spiegato nei miei video sulla sessualità, perché la sessualità è la forza vitale delle persone, è letteralmente la loro energia vitale, oltre alla loro creatività, il loro piacere, il loro desiderio. Quindi è quella forza che spinge le persone nella loro autenticità. Per cui controllare la sessualità di una persona o reprimerla significa controllarne la stessa forza vitale, la stessa essenza. Una società che non ha una sessualità traumatizzata non è dominabile, non è controllabile e non è sottomittibile. Per questo le società asiatiche, che sono tra le società più dominate, più controllate, più sottomesse al mondo, hanno una sessualità estremamente repressa. Perché altrimenti non sarebbe possibile per loro essere così sottomessi. Per andare più in dettaglio su questo, potete andare a vedere i miei video sulla sessualità. Un altro programma importantissimo che serve per diffondere e mantenere l'ignoranza è la divisione tra scienza e spiritualità. La scienza e la spiritualità sono i due fondamenti della conoscenza, dell'esplorazione, della comprensione del mondo. Sono come due facce, se vogliamo, della stessa moneta, dove una non può esistere senza l'altra. La spiritualità, infatti, studia la realtà attraverso la coscienza, attraverso l'esperienza soggettiva, attraverso il sentire, quindi da dentro. La scienza, invece, studia la realtà attraverso l'osservazione del mondo esteriore, quindi, se vogliamo, da fuori. Una metafora che mi piace utilizzare per capire questa limitazione è di immaginare un team di esperti che va a studiare un palazzo. Solo che uno di questi team si rifiuta assolutamente di studiare l'esterno dei palazzi, anzi è convinta che l'esterno non esista. L'altro team studia soltanto l'esterno dei palazzi, si rifiuta completamente di studiarne l'interno che è convinta sia pseudoscienza, non esista. Secondo voi, quale di questi due team ha avuto una visione vera del palazzo? La risposta è nessuno dei due. Soltanto mettendo insieme entrambi avremo una visione reale ed intera. Questo è quello che succede quando la spiritualità e la scienza si dividono. La scienza e la spiritualità quindi vengono divisi di proposito per mantenere le persone nell'ignoranza, nella inconsapevolezza e nella incapacità di capire il mondo. L'ignoranza viene diffusa attraverso tanti metodi. Uno di questi è il sistema educativo. Il sistema educativo, scolastico in particolare, non serve solo per diffondere l'ignoranza, ma anche l'obbedienza. Vediamo quali sono i primi concetti che ci insegnano a scuola. A obbedire la falsa autorità, dico falsa autorità perché, come ho spiegato nel mio video sull'autorità vera e falsa, un'autorità che ha bisogno di obbedienza è falsa per definizione. Le punizioni, quindi castigare chi non obbedisce alle false autorità, e la competizione. Oltre a questo, appunto, viene insegnata la scarsità di informazione o la disinformazione o l'ignoranza, come? Attraverso
l'imposizione di determinate informazioni su tutte. Veniamo costretti, per esempio, a studiare tutti determinati testi, ad esempio a leggere tutti gli stessi libri di storia che raccontano una versione dei fatti. Insomma, ad imparare tutti gli stessi concetti. In questo modo si diffonde l'ignoranza, perché chiaramente, non permettendo agli studenti di leggere tante diverse fonti, tanti diversi libri o di istruirsi attraverso tante diverse persone, c'è pochissima varietà nell'informazione che questa generazione riceve. Per maggiori informazioni su questo potete andare a vedere il mio video sull'indottrinamento. Questo poi viene continuato a livello accademico, soprattutto negli alti livelli. Generalmente più si sale nell'ambito accademico e più vengono richieste delle rinunce alla propria umanità per arrivare al gradino successivo. In modo che le persone che arrivano in alto in questi sistemi sono ben indottrinate e sono disposte a continuare questa indottrinazione sugli altri. Un altro modo in cui viene sparsa l'ignoranza o la disinformazione è limitando l'accesso delle informazioni a pochi enti o poche persone. Questo, ad esempio, viene fatto a livello accademico attraverso il sistema di pubblicazioni. Le pubblicazioni è un sistema che limita l'accesso, appunto, alle pubblicazioni scientifiche soltanto a chi ha i soldi, oppure a chi fa parte di questi sistemi. Oppure a chi appunto pubblica. In questo modo le informazioni vengono tenute nascoste, ad esempio, dalle persone povere o dalle persone che non hanno accesso a questi sistemi. Un altro modo in cui viene imposta questa chiusura è attraverso la censura o la punizione di chi cerca di aprire questi sistemi, da chi cerca di offrire liberamente queste risorse. Un caso noto è stato quello di Aaron Swartz, un ragazzo con grandi capacità informatiche, che era anche un grosso attivista politico che credeva nella distribuzione libera delle informazioni e dell'educazione per tutti. Per questo motivo Alan Schwartz è riuscito a scaricare tantissime pubblicazioni scientifiche per cercare di renderle libere al pubblico. Per questo motivo è stato attaccato gravemente e minacciato gravemente fino a portarlo al suicidio. Un altro metodo con il quale si ottiene la disconnessione è attraverso la disconnessione dalla nostra natura in generale, ad esempio attraverso la costruzione esagerata di cose artificiali. Quando viviamo in ambienti estremamente artificiali, questo ci disconnette dalla natura in generale, dalla nostra natura umana in particolare. Il fatto, per esempio, di vivere in città dove tutto è asfaltato, dove è quasi difficile trovare un albero, dove i bambini vengono cresciuti in appartamenti anziché in parchi e in giardini, dove non si viene in contatto con gli animali, dove le persone non vengono in contatto con il cibo che mangiano, non sanno, non vedono dove venga prodotto il loro cibo, come venga cresciuto il loro cibo. E ovviamente attraverso un sovrautilizzo della tecnologia, quindi il sostituire tante cose naturali, come i rapporti umani, i rapporti con la natura, rapporti col nostro corpo, attraverso la tecnologia in maniera quasi morbosa ed ossessiva. Quindi, anziché ad esempio trovare la nostra capacità naturale del nostro corpo di guarire, di evolversi, di rinsanarsi, quando ci affidiamo troppo, ad esempio, alla tecnologia per fare ciò, quando ad esempio anziché affidarci ai rapporti umani per connetterci con le altre persone, utilizziamo in maniera esagerata la tecnologia per fare ciò. Tutti questi sistemi aiutano a disconnetterci dalla nostra natura e in particolare dalla nostra umanità. Un altro modo in cui viene promossa la disconnessione è semplicemente la stessa architettura dei nostri edifici. Ad esempio, le nostre case sono costruite come scatole delimitate da muri che ci separano gli uni dagli altri, creando isolamento, disconnessione e divisione. Come ho già menzionato, il modo naturale di vivere degli umani non è assolutamente isolati, ma neanche in piccoli gruppi come i nuclei familiari. Il modo naturale degli umani di vivere è in tribù, comunità, gruppi e reti di persone, quindi connessi a tante reti di persone. Viaggiando, alcune delle strutture architettoniche che ho visto che si avvicinano di più al nostro modo naturale di vivere sono le strutture che oggi vengono chiamate ecovillaggi oppure condomini in comune o comunità intenzionali, dove generalmente le strutture hanno tantissime aree in comune, ad esempio ci sono magari dei parchi in comune, cucine in comune, sale in comune, eccetera, per cui le persone del gruppo svolgono tante attività in comune, hanno tanti contatti gli uni tra gli altri e hanno degli spazi anche separati. In questo modo si crea una maggiore condivisione, una maggiore connessione nella comunità di persone. Per maggiori dettagli su questo tema potete andare a vedere il mio video intitolato La disconnessione, la malattia dell'umanità.
Guardiamo alla scarsità nella salute. Il motivo per cui la maggior parte delle persone non sa come mantenere in salute il proprio corpo è proprio perché c'è una grandissima scarsità di informazioni e di educazione riguardo alla nostra salute. Attaccato al programma della scarsità c'è anche il programma dell'inefficienza. In realtà questi due programmi vanno insieme perché si appoggiano l'uno con l'altro. L'inefficienza infatti promuove la scarsità e viceversa. L'inefficienza significa scegliere tra diversi modi per produrre, per costruire e creare cose, scegliere i modi più lenti, più inefficienti, più costosi e più dannosi. Di nuovo prendo un altro esempio dall'industria alimentare, di nuovo prendo l'esempio del consumo di carne. Se invece di produrre cereali per i mangimi per gli animali, che quindi vanno a nutrire gli animali per crescerli, per allevarli, di modo da poi creare il prodotto della carne, se invece di fare tutto questo processo mangiassimo i cereali direttamente, risparmieremmo tantissima energia, tantissimo cibo e tantissime risorse, oltre a produrre molto meno inquinamento. Ci sono i dati statistici su questo. Le proteine che otteniamo dagli animali sono sempre comunque le proteine che prendono quegli animali dalle piante, perché gli animali non possono produrre proteine. Ma anziché consumarli direttamente dalle piante, facciamo fare a queste proteine tutto un processo lunghissimo ed estremamente costoso e dannoso per l'ambiente. Un altro modo in cui l'inefficienza e la scarsità vanno insieme sono i sistemi ipercentralizzati, ovvero quei sistemi dove bisogna appunto passare attraverso questi pochi individui che hanno accesso alle risorse per poter ottenere le risorse. Questo crea una restrizione nel flusso delle cose, perché anziché poter girare liberamente, devono passare attraverso questo piccolo gruppo di persone, che quindi rallentano tutto il flusso e il passaggio delle cose tra chi ne ha bisogno e chi lo produce. Questo rende quindi tutto molto inefficiente. La burocrazia è un esempio di questo programma di inefficienza. Creando dei sistemi burocratici inefficienti, lenti e complicati, il flusso di creazione, prodotti, cose, informazioni e connessioni deve passare attraverso queste sorte di imbuti, proprio come un ingorgo stradale. Allora, cosa sono il femminile e il maschile? Sono di nuovo due polari opposti, come tanti altri che servono per creare l'universo. La femminilità è un'energia che va verso l'interno, è l'introspezione, è il sentire, la sensazione, la riflessione. La mascolinità è un'energia che va verso l'esterno, è il creare, è il fare, è l'agire. Vedete che queste due energie sono necessarie per creare la vita e l'universo, quindi la loro armonia permette all'universo di evolversi, di creare la vita, di conoscersi. Ma uno dei programmi è la repressione del femminile e l'esagerazione del maschile, rendendolo tossico. Quindi viviamo in una società che fa, crea, 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 senza riflettere, senza sentire, senza percepire. Questo perché? Come è stato creato questo programma? È stato diffuso principalmente tramite le religioni. Come tutte le creature biologiche, anche noi umani abbiamo la tendenza a seguire il sole. Se guardate una mosca in una stanza con una lampada, cosa farà la mosca? Segue la lampada. Seguire la luce è una tendenza biologica perché al sole di giorno siamo più al sicuro, la notte invece è più pericolosa. Però cosa hanno fatto i religiosi? Praticamente hanno preso questa tendenza biologica e gli hanno dato il significato di male e bene. Il buio è stato associato a qualcosa di male, qualcosa che va evitato, che va ucciso. E il sole o la luce è stata associata al bene, alla cosa che dobbiamo seguire ossessivamente. Il femminile, le donne che erano associate al buio perché le donne sono introspettive, vanno dentro, le donne per esempio si radunavano con la luna piena di notte per fare le loro cerimonie, venivano perseguitate, sono state iniziate a vedere come un demonio, come il male. Invece l'uomo che agiva principalmente di giorno, andava di giorno a cacciare, andava fuori, è stato iniziato ad essere onorato in maniera ossessiva, in maniera esagerata. Così si è incoraggiata in maniera ossessiva e esagerata l'uomo e le attività maschili e si sono represse le donne e le attività femminili. Col tempo quindi si è iniziato a incoraggiare la violenza, la conquista, l'aggressione, il fare troppo, l'agire troppo e si ha represso la connessione, il sentire, la capacità introspettiva.
E questo si può vedere chiaramente nella storia, negli ultimi millenni dell'umanità. Se leggiamo qualunque libro di storia, cosa vediamo? Conquiste, violenze, sfruttamenti, abusi, repressioni, eccetera. Con la storia l'uomo è iniziato a diventare violento proprio verso la donna, ha iniziato a sopprimere la donna con la violenza fisica, ha iniziato a togliergli i diritti umani, a vederla appunto come qualcosa di male, qualcosa di inferiore, ha iniziato a sopprimerla. E questo è sostanzialmente il mondo che abbiamo creato negli ultimi millenni. Ricordatevi che fino a un centinaio di anni fa le donne ancora non avevano diritti praticamente rispetto agli uomini in tutti i paesi del mondo. Quindi abbiamo creato un mondo basato su questo. Ora, perché vorrebbero farci reprimere il femminile? Beh, è chiaro, innanzitutto perché quando siamo focalizzati su un polare solo, smettiamo di evolverci. Questa è la legge universale, perché bisogna avere entrambe le polarità per evolversi. Ma in secondo luogo perché l'energia femminile è ciò che ci connette alle nostre dimensioni più alte, alla nostra spiritualità, al nostro potenziale divino. Quindi tagliare quella connessione, rompere quella connessione ci fa dimenticare chi siamo, ci fa dimenticare la nostra potenzialità, la nostra divinità. E iniziamo a sostituire queste nostre capacità immense interiori con capacità materiali esteriori. Per esempio, abbiamo sostituito la nostra capacità naturale di guarire con la chimica e la tecnologia. Abbiamo sostituito la nostra capacità di connetterci con la tecnologia, eccetera. Il narcisismo e la codipendenza, che ho fatto un sacco di video sul narcisismo e la codipendenza, quindi se volete approfondire andate a vedere i miei video a riguardo. Mi fermo qui, anche se potrei andare avanti molto più in dettaglio in vari sottoprogrammi per non parlare di altri programmi, ma penso di aver elencato almeno alcuni tra i più importanti della nostra umanità. Chiaramente per ognuno di questi potrei fare un video intero, potrei parlarne molto in profondità, ma qui mi sono limitata a dare dei brevi riassunti per darvi un'idea globale, complessiva, della traumatizzazione generale, della repressione generale di tutta l'umanità. Chiaramente ognuno di questi andrebbe approfondito, andrebbe capito più a fondo e si dovrebbe lavorare più a fondo per liberare ognuno di questi programmi, per riprendere la nostra consapevolezza, diventare consci, connessi e non essere più quindi delle marionette schiavizzabili. Spero con questo video di avervi dato qualcosa di utile. Ci vediamo al prossimo video. Risponderò ai vostri commenti il prima possibile. E intanto vi auguro, come sempre, una bellissima giornata e a presto. Ciao ciao!